Ok, partiamo. Allora, sempre che non mi abbandoni durante la giornata. Allora, benvenuti. Quindi, questa è la seconda settimana del corso. Abbiamo già visto un bel po' di cose. Ho visto che molti di voi sono riusciti a fare, nonostante tutte le difficoltà, un sacco di cose. Quindi, cioè, alcuni di voi sono anche riusciti a usare la sandbox. La sandbox credo che sia un ottimo, se riuscite a farla funzionare, è un ottimo sistema per esercitarvi, soprattutto quando magari non funziona il Edu3D, cosa che può capitare abbastanza spesso. Abbiamo visto negli ultimi giorni che se si costruiscono dei prim, diciamo, degli oggetti che sono abbastanza grossi, e per abbastanza grossi intendo qualcosa come tipo 1 milione di metri o cose del genere, il risultato è che tutti gli avatar vengono spinti alle estremità inferiori o superiori, insomma, quindi in un posto stranissimo. E quello che è successo anche ieri, infatti io per risolvere il problema ieri ho dovuto sostanzialmente cancellare una serie di oggetti, in particolare quelli che non erano bloccati. Quindi chiedo scusa se alcuni di voi si sono trovati con degli oggetti cancellati. Dunque, buildare, ecco, scappano. Probabilmente quello che diceva Gianfranco è che quando voi li vedete scappare, magari in alcune circostanze, in realtà quello che può succedere è che vengano cambiate delle caratteristiche dell'oggetto, che per esempio le dimensioni, eccetera, che sono magari poi quelle che danno problemi. Comunque, stasera vedremo insieme anche un sistema per fare il backup degli oggetti, soprattutto quelli che avete fatto voi adesso, no? Quindi se voi mi vedete, io adesso mi metto in volo e mi dirigo verso la mia isoletta, quindi vediamo, facciamo un riepilogo. La mia isoletta tra l'altro si riconosce per il fatto che c'è Lumino, no? Allora, vi chiedo conferma che. Ah, può darsi. Allora, è il browser. Però comunque è strano, non dicevo Marca. Comunque vedrai poi il video. Allora, vediamo un attimo. Questo qui è l'omino che, fra parentesi, adesso questo omino qua non funziona. Cioè, questo qui è il famoso omino del video, in cui ho insegnato a fare un omino che sostanzialmente cliccando su Create e poi cliccando sulla testa, questo omino in teoria se si spostava la testa si spostava tutto. Vedete che quando è bloccato non funziona tutto il sistema perché bloccare un oggetto significa proteggerlo dai movimenti, da tutte le modifiche e quindi non si può più muovere. Quindi la tecnica per sbloccare un oggetto è quello semplicemente di selezionare un pezzo dell'oggetto, andare nella lista, andare a vedere dove si trova quell'oggetto, vedete che ritrova selezionato quell'oggetto, e poi eventualmente, ecco una tecnica quando si cercano le cose di mettere tipo una distanza un po' più piccola per vedere solo gli oggetti più vicini, e poi se fate shift potete selezionare anche altri oggetti, vedete che ho selezionato tutti i pezzi che fanno parte dell'omino, no? Una volta fatto ciò, potete premere il lucchetto e questo mette o toglie il lucchetto a tutti gli oggetti selezionati. Quindi questo è interessante. A questo punto, se io seleziono il parent, questo qui, e lo muovo, vedete che si muove tutto l'omino, no? La selezione, sapete che potete farla anche dentro qui la lista, no? E potete, ecco, tra parentesi, qui potete anche cambiare, ecco, vedete che qualcuno di voi sta facendo delle prove per muovere gli oggetti. Sarebbe buona cosa e giusta che tutti gli oggetti che costruite, che vedete, è stata una sfera e delle shape, gli diate comunque un nome, quindi ad esempio qui questa shape qua, gli date il nome
che sarebbe omino braccio, no? Omino braccio, diciamo destro, no? Perché però me la... forse me lo state muovendo, omino braccio destro, e magari in cima gli mettete anche il nome del proprietario, tipo Sal, io, così sappiamo se troviamo un oggetto di chi è, no? Quindi prendiamo questa abitudine, se riusciamo, ecco, però non Sal omino braccio destro, poi cliccate fuori, così dovrebbe salvarlo in teoria. Vediamo se... E poi... Aspettate che... Purtroppo l'editing non è un granché, quindi Sal... Infatti io in realtà preferisco fare il Ctrl-E. Il Ctrl-E ve l'ho fatto vedere in un video. Siete riusciti a installarlo? Questo qui si chiama l'Entities Editor, questo qui è un pochino più facile perché tra l'altro vedete che cliccando su un oggetto fa vedere subito a chi è imparentato e poi si vede, dovrebbe vedere, vedete direttamente il titolo, quindi qui possiamo fare Sal omino braccio sinistro, magari ecco facciamo Sal omino, facciamo Ctrl-C. Ok. Possiamo muovere gli oggetti di tutti allora? Ah, sì, a meno che non siano bloccati. Quindi la cosa diventa, cioè c'è anche un po' di responsabilità insomma nel fare questo. Questo qui diventa omino, salomino, poi mettiamo il corpo. Mettere una description. Questo qua mettiamo salomino gamba. Gamba destra, copiamo questo, facciamo Sal omino. Mano 37. Ah no, questo qui gamba sinistra. Ok, vedete che non c'è un tasto per dire di completare la scrittura, quindi per completare basta cliccare fuori dal campo. E lui gamba destra. Ah, vedo che qualcuno si sta divertendo. Arrabbiato quello. Ok. Non so se avete notato, ma questo qui Entities Editor è due righe, un filo più comodo rispetto a quello. Ah, vi siete ingabbiati. Ok, allora quello che è interessante è che possiamo adesso non so se questo mi permette di selezionare tutti i pezzi da qua, forse questo pezzo, questa cosa qua non è comodissima, però una volta dato il nome potete premere Sal omino e vedete che abbiamo tutti i pezzi, cioè ci fa anche una ricerca molto più veloce, salomino, eccetera, eccetera. Dunque, una volta che avete selezionato i pezzi, da qui no, ma potete farlo dal menu, questo qui, principale, create. Quindi vedete che l'importanza di chiamare i pezzi con il nome è importante perché così potete trovarli subito, salomino. No? Però questo qui cos'è? Ah, manca ancora salomino la testa, questo qua sfera, questo qui andiamo nelle proprietà qua e questo qui lo chiamiamo sal e alla fine uscirà salamino. Allora, Sal, non lo fa fare, allora facciamo col Ctrl-E che è più... Dunque, andiamo su quello. Ok, quindi c'è scritto omino, facciamo Sal omino e lo chiamiamo testa. Testa, così.
Okay. Allora, torniamo in quest'altra modalità create, vi faccio vedere il modo di fare il backup di un oggetto che mi ha chiesto Misi, quindi potete farlo anche nella vostra piattaforma, quindi nella vostra sandbox. Nella sandbox, ok. Sì. Praticamente vedete che sono sostanzialmente tutti questi cose, quindi da qua fino a qua, vedete che risultano tutti evidenziati, e abbiamo export selection. Se voi fate export selection, quella selezione lì la potete salvare sul vostro computer, quindi c user spacchio, il vostro nome, e qui gli potete mettere, vedete che avevo già fatto prima omino tutti i pezzi, e qui facciamo sal omino backup, no? Punto JSON. In un unico pezzo te lo conserva. Sì? Ora, se voi andate sul vostro computer, e vi raccomando, come al solito, questo programmino che uso sempre su Windows, che si chiama Everything, e vi trova istantaneamente i file ovunque esso siano, e gli chiedo tutti i JSON che ho sulla mia macchina, e vedete che c'è, e poi per data, quindi me li trovo, c'ho sal omino backup JSON. Se voi aprite questo signore, ad esempio lo apriamo con... Beh, qui sono varie le possibilità, Geani è un editor particolare. Vedete che lui vi salva un file, oltretutto leggibile, dove ci sono le dimensioni, la creazione, insomma, tutto ciò che è necessario. L'angolo. Sì, sì, esatto. Per ricostruire l'omino. Quindi se io adesso volessi... Dunque, per Misi, chi è? È Misi che sta scrivendo, se vedo un oggetto linkato nella lista ma non lo vedi in HF perché è allontanato, ma se lo vedi nella lista basta che fai doppio clic e lui e vedi dov'è. Mi sembra che anche Lucia Bartolotti avesse fatto vedere come si faceva, se volete vi faccio vedere. Comunque, torniamo al nostro file, salomino backup JSON, no? Chi è che ride? Che ha buon sangue. Bravo, state giocando. Dicevo, se voi a questo punto andate sul nostro create, vedete che in fondo c'è import entities JSON, no? Ma allora questo ci può servire anche per prendere gli oggetti della sandbox e portarli qui? Sì, questa è l'idea, sì. In pratica adesso l'ho fatto qua, ma in realtà tutto quello che abbiamo fatto adesso, quindi l'export funziona anche nella sandbox. Quindi se io faccio import entities e poi vado qua e mi riprendo, qui vedete che c'è l'omino sì. Tutti i pezzi, ma in realtà dovrebbe esserci anche l'altro. Quindi bisognerà fargli forse un refresh. Quindi facciamoci users. Questo qui non è che siano... Se rileggiamo, no, però proviamo a mettergli il nome del file che abbiamo preso. Quindi, questo Everything c'è un'opzione che fa copy full name. Che se lo mettiamo qua, dovrebbe facendo control V. Non me lo fa fare il control V. Wow. Allora, forse perché l'ho fatto maiuscolo, sì, errore mio. Se lui prende i JSON, quindi facciamo così e chiamiamolo JSON minuscolo, se ce la farò. Ok, ecco, vedete che lui se n'è accorto, è cambiato qualcosa ed è arrivato. Cioè, quindi bisogna che sia minuscolo. Quindi una volta preso questo, se io faccio open, vedete che lui lo prende e a questo punto dovrebbe essere anche linkato, giusto? Nel senso che se prendo la testa me lo posso alzare con tutti i pezzi attorno. Però ho visto che non te lo fa ingrandire. Cioè se io volessi ingrandire tutto l'oggetto non te lo fa ingrandire. Questo, ho letto qualcosa sul forum che dicono che si può fare, ma non ho ancora provato. Tu hai provato e non ci sei riuscito. Ho provato e non ci sono riuscita, si ingrandisce un pezzo solo. Vedremo un attimo come si fa. Comunque già così siamo riusciti già a ottenere un bel pezzo, nel senso che siamo riusciti a fare il backup, restore, insomma, di questa cosa che avevi chiesto, che è già un
così possiamo lavorare tranquillamente sulla sandbox e poi portarci le cose qui. Sì, tra l'altro credo che funzioni anche con i modelli, diciamo, non... tra l'altro questi modelli che vi abbiamo fatto vedere, che vi ho fatto vedere in questa settimana, su cui ci siamo esercitati, in realtà sono quelli che non si usano moltissimo in iFidelity, perché si usano le mesh direttamente, no? Però io ho deciso di farvi vedere prima questi modelli semplici, giusto per esercitarvi sui movimenti con oggetti, tra virgolette, semplici. E adesso poi ci eserciteremo, da adesso in poi, invece con le mesh vere e proprie. Quindi ci portiamo anche gli oggetti di Blender. Esatto, il discorso è che gli oggetti di Blender si possono portare senza problemi, infatti stasera vi farò vedere esattamente come si fa. Ok, dunque, quindi vediamo direttamente come funziona la storia dell'import degli oggetti. Ecco, però prima di vedere la storia degli oggetti di Blender, vi spiego tutto il discorso di RaiDrive. Quanti di voi, sanno come funziona RaiDrive? Nessuno? Allora, alcuni di voi lo stanno già usando, perché lo so per preciso. Allora, innanzitutto vi faccio vedere qual è il... cioè vi spiego, più che farsi vedere, il problema. Nel senso che Eva, ad esempio, ai primi tempi faceva tutte le sue bellissime cose, i suoi dinosauri, li costruiva, li metteva qua dentro, ma quando li caricava li metteva partendo dai file che aveva sul suo computer, quindi metteva direttamente dentro il nome dell'oggetto un puntatore al file che aveva generato. Se ve la faccio vedere un attimo, forse anche questa cosa qua adesso, nel senso che noi abbiamo, allora, innanzitutto il formato dei file che possono essere messi in iFidelity sono due sostanzialmente, sono .fbx e l'altro è .obj, però il più comodo in assoluto è il .fbx, che forse voi non l'avete mai visto molto. Vediamo un po'. .fbx. Ok. Per esempio, questo qua, prendiamo Black Forest House. Questo qui sono 30 megabyte. Non è molto low poly. Non è molto low poly, sì. No, stavo cercando se ne trovo uno magari un pochino... Io roba Lopoli non ce l'ho. No, stavo cercando di vedere se ne trovo uno. O se no lo facciamo direttamente da Blender, tanto voi non vi sconvolge troppo se facciamo un piccolo oggetto Blender, no? Così vedete così. Oh, prendiamo, ecco, stavo lavorando che qualcuno mi aveva chiesto questo diavolo come esportarlo, no? Non so se avete visto il gruppo Blender. Sì, sì. Prendiamo questo diavoletto qua che ce l'ho già sotto mano in Blender, no? E già l'ho dovuto correggere, perché chi l'aveva fatto ovviamente non aveva fatto l'apply scale e rotation, e quindi su Blender non entrava, no, su OpenSim. Però noi proviamo a esportare questo oggetto qua e lo esportiamo su da noi. Quindi questo qui, praticamente, per esportarlo facciamo export FBX. Ecco, nell'export FBX dobbiamo fare attenzione che magari ce l'ha anche, no, non ce l'ha ancora. Allora, deve essere FBX 7,4 binary, che comunque è il default, no? Mettiamo una spunta su Selected Objects, così ci esporta soltanto ciò che abbiamo selezionato. Qui eventualmente possiamo rimpicciolire se vogliamo, ma non è granché importante. Ma soprattutto la cosa fondamentale è quella di mettere il path delle texture. Quindi qui metteremo copy, e poi metteremo un tick qua, in modo che vedete che compare il segno del documento che è inserito dentro lo scatolotto, no? Se invece lo clicchiamo, vedete che c'è la scatola vuota. Vuol dire che scatola vuota senza i fogli dentro, vuol dire che non vengono ricopiati le texture dentro. Ora, perché voi dite, perché non mette automaticamente le cose come Dio comanda? E perché in realtà in alcune situazioni potrebbe convenire non mettere le texture dentro. Ma comunque nel 90% di questo corso, forse anche di più, voi invece dovreste metterlo sempre. Quindi queste sono le cose. Un momento. Quindi eravamo arrivati che il... quindi riassumendo, Selected Objects e poi copy e col click sul embedding.
embed textures, vedete? Tra l'altro questa embed funziona solo se avete messo copy, altrimenti non funziona. Poi, boh, forse ci sono altre cose qua, ma comunque no, diciamo. Aspetta, cosa hai fatto? Ripeti l'embed che hai fatto? Allora, copy. E poi ho cliccato qua, sul singolo. Ok, sì, sullo scatolino. Sullo scatolino, che da vuoto diventa pieno. A questo punto, sotto G Downloads, sotto dove lo mettiamo, abbiamo primodiavolo.fbx. E possiamo fare export fbx. Ok. E a questo punto quello che accade è che se noi andiamo... Chissà perché... Hide... Vabbè. Vediamo che questo zoom mi stai disturbando. Torniamo sul nostro High Fidelity. Quindi noi abbiamo un punto fbx a questo punto che se andiamo a vedere primodiavolo.fbx che è 4 kilobyte, quindi vedete che siamo abbastanza low poly. Questo perché in realtà l'fbx è abbastanza compresso, è molto compresso, è molto più compresso del Collada che si usa in OpenSim. Quindi High Fidelity in teoria va bene anche per cose... che hanno sono molto più definiti, no? Quindi primo diavolo fbx, qui prendiamo il full name e poi andiamo qui, ecco, siamo qui da noi. Allora quello che succede è, adesso mi avvicino dove sono e provo a rezzare il diavolo qui davanti a me. Dico rezzare perché ormai la terminologia vi dovrebbe essere chiara anche a voi se venite da OpenSim. Facciamo create e andiamo su model. Allora, facendo model, lui ci chiede una URL. E la URL sostanzialmente, io posso mettergli, adesso non so se me lo prende qua, però se gli metto l'indirizzo del mio file sul mio computer e poi gli dico, poi ve lo spiegherò dopo, comunque le collisioni gli mettiamo esatta, allora, facendo così, con add, no, non me lo prende questo, no, me lo sta prendendo, però si starà schiantando. No, perché qua in realtà lui vuole una URL e quindi si sta schiantando. Comunque, allora, saltiamo questo pezzo in locale. Sostanzialmente Eva era riuscita a trovare il modo per dargli il file che avevate localmente e dargliela in pasto qua. Ma secondo me ce la faccio a tirarlo fuori anche in locale. Solo che adesso devo uscire... High Fidelity, se riuscirò. Sì. Ok, crash. E poi rientriamo in High Fidelity. Ok, ogni volta che crash High Fidelity mi chiede se voglio conservare i settaggi oppure no, perché lui presuppone che sei crashato. Magari non ce la fa poi a salire e quindi bisogna forse resettare i parametri. Ok, siamo di nuovo qua. Perfetto. Allora, saltiamo il pezzo del caricamento locale per il momento, poi eventualmente lo riprendiamo nei prossimi giorni se vi interessa. Ma in realtà il caricamento locale non è molto utile, perché se voi gli mettete l'indirizzo del file che sta sul vostro computer, quando poi lo mettete su una sim come questa, che è condivisa con altri, quell'oggetto non potrà essere visto da nessuno. Infatti Eva aveva messo un sacco di dinosauri e di oggetti all'inizio, ma li vedeva solo lei, perché ci avevano l'indirizzo del suo computer, quindi lei, essendo sul suo computer, era l'unico posto sulla Terra in cui si venivano presi. Quindi affinché i vostri, le cose che fate, i vostri modelli, siano visibili da tutti, il sistema per farlo, in realtà ce n'è anche un altro, ma che io non raccomando in questo momento, che è l'ATP server, ma vi spiego questo perché è quello che vi raccomando, che è quello di metterlo in un SFTP server. Allora, cosa vuol dire metterlo in un SFTP server? Vuol dire sostanzialmente andare, adesso che qui sono collegato sempre con Lucia Bertolotti, no? Questo RaiDrive è abbastanza carino, è un sistema che in sostanza vi consente di avere un
Se io lo clicco, mi fa vedere sostanzialmente una cartella, e questa cartella... Sal, ma RaiDrive dove lo prendi tu? È un software, cos'è? Una piattaforma? È un programma. Quindi lo devo scaricare? Sì, RaiDrive.com. Per Windows c'è solo. Se invece vuoi su Mac, dovete scaricare una cosa equivalente che si chiama CyberDuck. Allora, RaiDrive.com. Sì. Allora, RaiDrive.com vi scarica sostanzialmente un programmino, lo lanciate, quando è lanciato vi compare questa icona, vedete, con questi tre colori, colori verde e due blu, blu chiaro, blu scuro. Ecco, dice Lucia, mi sta dicendo giustamente che anche lei ha fatto forse anche più di un video tutorial dove spiega bene come si fa a scaricare RaiDrive. Ma sono questi video tutorial? Sono tutti su Facebook? Non si possono mettere su Classroom? Sì, sì, infatti la voglio mettere. Solo che Lucia l'ha fatto questa cosa qua 2 giorni fa, poi gli ho chiesto permesso, ma lei giustamente mi ha detto di sì. Non appena riesco metto su Classroom anche questi video tutorial. E così li trovate. Però io ho fatto anch'io un video tutorial dove spiegavo queste cose. Ma sempre su Facebook? Beh, intanto sono sul sito YouTube, eccetera, ma comunque cerchiamo di metterli tutti con ordine su Classroom. Ok, così li trovate. Infatti è più facile. Però intanto il fatto che siete venuti, adesso ci sincronizziamo meglio, nel senso che così sapete almeno che c'è, al limite mi chiedete dove sono i video tutorial, eccetera, e poi su Facebook vi daremo poi i riferimenti a Classroom e o viceversa, in modo tale che voi li possiate scaricare. Comunque RaiDrive per Windows è l'ideale, mentre invece vi stavo dicendo c'è quest'altro che si chiama CyberDuck. CyberDuck è con questa paperella e che è open source, in realtà è un po' a pagamento. Comunque questo oggetto è disponibile anche per Windows, ma soprattutto è disponibile su Macintosh e permette di avere anche lui un elenco di riferimenti a dei server. Adesso vi farò vedere. Ora, l'unica cosa che fate attenzione a non scaricare la versione a pagamento, cioè nel senso che qui vedete che c'è un get on Windows 10, no? Se cliccate qua vi manda sul marketplace di Windows e ve lo fa pagare, in sintesi, che non è detto che vogliate. Quale scarichiamo? No, c'è qua, il primo link. Vabbè. Sì, loro fanno un po' i furbettini, insomma. Immagino che le persone vedendo Windows 10 cliccano qua, però se andate qua su questo link, CyberDuck ve lo dà a 24 euro, ma non è esattamente uguale alla versione gratuita che loro danno qua. Va bene. Okay? Quindi analogamente anche su Mac, fate attenzione che anche su Mac cercano di farvi scaricare la versione a pagamento. Adesso non c'ho il Mac, non lo faccio vedere. Ma o usiamo l'uno o usiamo l'altro, li dobbiamo usare tutti e due? No, basta uno dei due. Anzi, addirittura, se qualcuno di voi dai tempi antichi usava dei sistemi vecchietti, tipo FileZilla o altri, vanno bene tutti i sistemi che permettono di accedere a un server. Insomma. Vabbè. Quindi anche FileZilla, per dire, andava bene. Questo qua, questi che vi sto raccomandando io, che sono CyberDuck oppure RaiDrive, hanno il grosso vantaggio di essere facili da usare, nel senso che una volta configurati, in sintesi, quando voi avete RaiDrive, ma la stessa cosa, tra l'altro CyberDuck ce l'ho anche qua, CyberDuck ce l'ho anche su Windows, vi faccio vedere tutti e due, è leggermente diverso su Mac, ma sostanzialmente siamo lì, vedete? Così vi faccio vedere le cose sia con CyberDuck e sia con RaiDrive. Allora, con RaiDrive cosa succede? Che aggiungete un server e dovete specificare nelle opzioni SFTP. Tra parentesi, non so se avete notato, ma si può agganciare anche a Google Drive. Google Drive. Oppure a Google Photos, insomma, io trovo estremamente interessante, perché così se avete un Google Drive con tanti documenti potete anche lavorarci sopra. Ma
SFTP vuol dire che voi vi collegate al server, quello che abbiamo, stiamo usando noi. E il server che stiamo usando noi sostanzialmente è quello famoso che si chiama edu3d.ovh, e poi c'ha il, una porta, che la porta normalmente è il 22, ma io ho scritto un post dove ho detto che non dovete usare la porta 22. Ma... Arrivederci. Ciao. Ciao ciao. Ma in realtà si userà una porta leggermente diversa, perché abbiamo spostato il server a quello di Gianfranco Barbone, no? Che aspetta, che lo troviamo. Ah, tra parentesi, non so se sapete che Facebook c'è anche una funzione di ricerca qua a sinistra, quindi potete anche chiedere porta, ad esempio. Server. Ecco, cercato server vi fa vedere tutti i post che hanno server dentro. Sapevate che c'era questa funzioncina su Facebook? No. Ecco, questo è un modo di usare Facebook in maniera un pochino più, più meno dolorosa, no? Perché altrimenti... È tipo ricerca infinita. Altrimenti diventa... Ed è che la porta è la 61273. Okay. Quindi questa porta è quella che dovete mettere quando configurate Edu3D, quindi 61273, poi dovrete mettere un path che sarà var www.html e poi una cartella dove che avrà praticamente l'iniziale del vostro nome e il vostro cognome. Quindi ad esempio potrebbe essere L. Bartolotti, no? Non vado errato. E poi qui mettete il vostro nome, quindi per esempio in questo caso è la password. Va bene, è facile. Ecco, questi dati, quindi l'account, il nome e la password, ve li devo fornire io, perché devo crearvene uno per ogni persona, no? Quindi voi me lo chiedete via IM e io ve lo costruisco. È meglio che sia a casa farlo, perché sul cellulare oggi ho provato a farne uno e sono quasi riuscito, ma non è facilissimo perché bisogna collegarsi proprio al sito. Allora, facendo ok, cosa succede? Che compare, vedete, l'oggetto, cioè praticamente compare una cartella, e questa cartella diventa disponibile e ci sono dentro le cose di Lucia. Quello che accade è che qui si hanno diritti, quindi se io scrivo qualcosa dentro risulta che è stata scritta a nome di Lucia proprio, no? E per trasferire un file qua dentro basta che lo seleziono, ad esempio questo qui, primodiavolo.fbx, e lo sposto e lo trascino. Quindi questo qui è disponibile direttamente. Adesso vi faccio vedere la stessa cosa con CyberDuck. Quindi la stessa cosa che abbiamo fatto qua la vediamo con CyberDuck. E qui ero entrato come GVProf, facciamo una nuova connessione. Quindi qui vedete che mi sta chiedendo sostanzialmente le stesse cose di prima, quindi edu3d.ovh, la porta, che non me la ricorderò mai, però ce l'ho ancora, 61273 ce l'avevo ancora. Ah, tra parentesi, un altro trucco che uso io è questo oggettino qua, che è il CopyQ, non so se lo conoscete, che tiene tutti i copia e incolla di tutto ciò che ho fatto nel passato. E così eventualmente, se l'ho copiato anche 10 ore fa, 10 minuti fa, ce l'ho ancora. No? Nome utente, gli mettete di nuovo questo, nome utente, poi la password. Nel percorso che sta sotto, se non lo vedete, cliccate su più opzioni, su Mac forse, mi diceva Gianfranco, non è proprio così, ma deve esserci anche lì. Gli mettete di nuovo questo var www.html e tutto insieme, quindi praticamente alla fine qui compare sostanzialmente il vostro nome e cognome almeno due volte, no? E poi cliccate su collegamento. Ah, ok, mi sono indicato degli SFTP. Quindi diciamo prova, dunque facciamo. Ok, vedete, ho dimenticato di cambiare qua FTP, devo dirgli SFTP. Ok? A questo punto, se faccio collegamento, me lo prende. Apro connessione SFTP. Non gli è ancora andato bene, vediamo cosa abbiamo sbagliato. Ah sì, perché si è resettato la porta.
quindi facciamo CTRL V, ok, SFTP, facciamo collegamento, consenti. Okay. Vedete che siamo esattamente nella stessa situazione di prima. E anche qua vale la stessa cosa, nel senso che se c'è un file, ad esempio, se voglio prendere questo Wood Floor Cube, eccetera, o Welcome Baked, questo, e lo porto qua, e anche qua vedete che mi fa il trasferimento del file. Quindi a questo punto vedete che noi abbiamo il file disponibile sul sito SFTP. Ok, fin qua ci siete, è abbastanza semplice, no? Mi sembra. Sì. Ok, ora adesso andiamo su, sul nostro sito che si chiama edu3d.ovh. Allora, edu3d.ovh, vedete che adesso è un po' diverso da prima, prima venivano dei file, ma se rimetto il vostro nome e cognome, quindi L. Bartolotti, come avevamo usato, vedete che compaiono esattamente i file che avevamo messo dentro Rai Drive. Questo qui è sostanzialmente il Rai Drive, ma anche CyberDuck la stessa cosa, e vedete che qua dentro abbiamo in realtà Primo Diavolo e Welcome Baker, sono esattamente gli stessi. Qui volendo potete anche mettere delle cartelle e lo fate sempre tutto da qua dentro, no? Qui tu potete... Salla? Sì. Però io prima vedevo anche le cartelle degli altri, adesso si vede solo la propria? Sì, ho limitato, ma questa in realtà l'avevo già fatto a metà del server precedente, quindi forse tu eri una delle prime e ti avevo fatto vedere anche delle cartelle. Vabbè, è normale quindi che sia così adesso. Vabbè. Sì, sì. Voi vedete solo le vostre cartelle, così siamo sicuri che non pasticciate con quello che... Ah, io quelle degli altri non le ho mai viste. Però in realtà per vederle si può vederle anche semplicemente specificando un indirizzo diverso in Rai Drive, no? Ah. Nel senso che se tu in Rai Drive quando configuri invece di dirgli allora qui lo stoppo e poi clicco sull'imbranaggio e qui invece di L. Bartolotti gli mettiamo ad esempio Sal, che sarei io, no? E faccio ok, poi faccio partire, vedete che c'è questo coso qua, quando parte lui mi fa vedere tutti i miei, no? Quindi li vedete sostanzialmente, però potete anche leggerli in teoria, non è che sia vietato, però se voi fate nuovo documento di testo, in teoria non dovrebbe lasciarvelo fare, invece l'ha fatto fare. Beh, c'è un piccolo problema in cui lo fa fare. Vabbè, comunque la teoria è che voi dovreste toccare solo la vostra roba. Va bene. Okay. Okay. Comunque in ogni caso anche se vi ha fatto creare lì probabilmente comparirà il nome della persona che ha creato. Allora andiamo invece con calma. Allora io ho detto HTTPS, in realtà in questo momento funziona anche senza HTTPS, cioè se voi fate HTTP oppure senza neanche HTTP mettete proprio direttamente questo, ah no vi sposta di là, quindi va bene, okay. Va in HTTPS, perfetto. Allora, qui fate tasto destro, copia link address, copia collegamento, ce l'avete voi in italiano probabilmente, quindi quando copiate il collegamento avrete sostanzialmente CTRL V direttamente l'indirizzo, vedete HTTPS, edu3d.ovh, L. Bartolotti, Primo Diavolo, vedete che lo spazio compare in quel formalismo lì, ma sostanzialmente ce l'avete in canna, cioè sul copia e incolla. Allora, veniamo qui da noi, no? E facciamo un create, quindi facciamo create e facciamo un bel model e nella URL del model facciamo CTRL V, gli mettiamo exact, questo exact all polygons, adesso vi spiego cosa vuol dire questo, facciamo il res e in teoria lui avrebbe dovuto far uscire il modello, non l'ha fatto, probabilmente l'ha esportato male.
Voi non lo vedete, vero? No. Allora abbiamo commesso un errorino, quindi proviamo a prendere soltanto questo. Facciamo di nuovo un export. FBX. Primo diavolo, chiamiamolo 1. E in effetti era piccoletto, 392 kilobyte. Allora, selected, forse non l'avevo selezionato, riproviamo copy così. Forse non dovrebbe essere importante, quindi copy questo, primo diavolo 1, facciamo export FBX. Andiamo a vedere primo diavolo 1. In effetti questo qui è un po' più cicciuto, 890 kilobyte. Quindi adesso questo qui, magari ecco, cancelliamo il vecchio. Questo primo diavolo 1 lo riprendiamo e lo mettiamo, per esempio, con CyberDuck. Questo qui è CyberDuck. E gli mettiamo primo diavolo 1, lo spostiamo. Ok? E adesso torniamo in iFidelity, questo qui che era sbagliato lo cancelliamo, delete, e poi rifacciamo create model. E qui la URL o l'adattiamo, nel senso che gli aggiungo un 1 qua, oppure torno di nuovo qui, faccio un refresh, primo diavolo 1, tasto destro, copia indirizzo, copia collegamento forse da voi. Faccio incolla. La presenza l'incolla su MacBook, su Mac, qua forse funziona, ma ci sono altri punti che su Mac il copia e incolla non funziona granché. Ho già aperto un po' di ticket su quelli di Facebook che forse me lo risolveranno. Allora, riproviamo a rezzare il diavolo da un megabyte. Eccolo qua. Aspetta, ecco, tra l'altro qui io faccio sempre l'alta, quindi lo duplico. Faccio sempre questo errore. Perché mi viene spontaneo fare alla Second Life. Allora, come vi sembra questo diavoletto che abbiamo messo? Enorme. È bello però. Sì. Quindi lo potete spostare e quindi a questo punto tutta la lezione precedente che abbiamo visto vi dovrebbe aiutare, perché a questo punto avete tutte le possibilità per manovrarlo, no? Nel senso... Ma ci possiamo portare pure le nostre cose di Blender? Certo. Lo possiamo fare, dico. Sì, sì. Le vostre cose in particolare sono è fortuna che lo facciate. L'unica cosa, appunto, non caricate con delle cose estremamente pesanti, insomma. Cioè, una cosa come questa, vedete che è un megabyte... E va ancora bene. Se vi portate una roba da 100 megabyte non è un granché, no? Tra l'altro si è portato rende anche bene. Guardate che qui ci sono le normali sbagliate come al solito. Insomma, nessuno che riesce a fare se normali giusto. Ok, allora poi ricordatevi, quando avete importato qualcosa, no? Quindi andate sempre in create, selezionate l'oggetto, dategli il nome. Beh. Il nome lo date possibilmente come abbiamo visto, quindi gli date un nome, sal, e poi gli mettete il, che cos'è, quindi mettete sempre un prefisso, sal diavolo, diavolo blender. Così se lo troviamo. Ecco, poi un'altra cosa, ve l'ho già scritto nei miei video, me l'ho già detto nei miei video, ma fate sempre che le vostre cose non siano grabbable, perché se fa solo grabbable, vi faccio vedere cosa succede quando è grabbable. Se è grabbable, vedete che quando ci metto il mouse sopra diventa tutto grigio? Ma questo sarebbe il meno, a parte che è una schifezza, perché... Ma che cosa serve questo grabbable? Perché io se uno praticamente me lo clicca... può trascinarlo, può spostarlo. Grabo vuol dire afferrabile, vuol dire che è un'entità potenzialmente afferrabile. Anche se qua in questo caso... No, ah sì, qualcuno lo sta... No, voi lo state muovendo con le frecce in questo momento. No? Però i grabable possono essere sostanzialmente... Afferrati vuol dire possono essere mosse, tipo una...
Se voi create una pallina grabbable, questa può essere afferrata. Probabilmente funziona in modalità VR, cioè nella realtà virtuale. Qui ho visto che non riesco a prenderla. Però noi per semplicità gli mettiamo non grabbable, e per essere sicuri che sia non grabbable andate su Edit, vedete che c'è Create Entities as Grabbable qua. Abbiate cura di che non ci sia il baffetto, perché se c'è il baffetto tutti gli oggetti che create diventano grabbable e quindi hanno quel problema lì. Quindi torniamo sul nostro oggetto che abbiamo appena creato. Ok, eccolo qua. Oppure facciamo anche col Ctrl-E, che mi piace un casino. Purtroppo questo Entities Editor molte cose non funzionano, però tante altre cose sì. E quindi questa cosa in particolare funziona selezionando Sal Diavolo Blender. Ci abbiamo... qui forse il grabbable non me lo dice. Ma in realtà... No, era di là che si vedeva il grabbable. Però dovrebbe potersi fare anche da qua, sapete che... Ecco, qui c'è grabbable true. Cioè praticamente secondo me se qui gli mettiamo false qua dovrebbe aver capito. Infatti non è più, vedete che ci passo sopra col cursore e non diventa più grigio, quindi è un pochino più scomodo per certi versi ma è più rapido per altri. Altrimenti il modo per metterlo e toglierlo ve l'ho fatto vedere prima: seleziono properties e c'è proprio il grabbable qua. Cliccate e lo mettete. Quindi allora, in realtà per stasera, tra parentesi, ecco, prima di lasciarvi o comunque di fare altre cose, vediamo se è possibile fare il backup di questo oggetto, nel senso che vi ricordate che prima abbiamo visto che era possibile fare il backup, no? Quindi cosa facciamo? Selezioniamo il nostro diavolo e facciamo su list, ok? E magari mettiamo 10, così prendiamo solo le cose vicine. Qui c'è un bravo, perché non me la fa vedere? Vabbè, sal diavolo questo qua. Export selection, se noi facciamo export selection e da noi gli mettiamo invece diavolo.json, facciamo save. Vede che nel nostro computer a questo punto ha messo un filetto che si chiamerà .json, diavolo JSON. Il filetto vedete che è molto piccolo, non è grosso come il diavolo, ma se andate ad aprirlo, vedete che la cosa sostanzialmente che c'è scritto dentro è che deve andare a prendere questa URL. E dentro c'è scritto le dimensioni con cui viene rezzato, no? E la scala e la rotazione. Quindi anche qua, se io prendo questo salvataggio diavolo.json e lo faccio un create, e il create lo faccio import entities json, e quindi mi prendo diavolo.json, faccio open, vedete che lui mi ha rezzato di fatto il diavolo. Quindi anche questo, il meccanismo di backup funziona anche con le mesh, tenendo conto che non state salvando la mesh, state salvando le informazioni di come si fa a rezzare un FBX che è già presente su un server esterno. Ok? Non so se è chiaro questa cosa. Allora, quindi l'obiettivo di questa settimana sarà che vi impratichiate nell'importare degli oggetti in formato FBX, e quindi con tutto ciò che ne consegue. Allora, se avete difficoltà, non conoscete Blender e quindi non sapete come fare degli oggetti in Blender, comunque sapete che è possibile scaricare degli oggetti FBX già disponibili. Tra le tanti posti dove si può trovare degli oggetti Blender, ad esempio c'è Blender o no, c'è Sketchfab, dove molti di voi hanno anche già pubblicato. Se vado su Sketchfab,
Ok. Vedete che qui su Sketchfab c'è un sacco di cose. Qui, ad esempio, se io voglio cercare, ad esempio, una casetta, faccio un esempio, ed è qui ci sono casetta di cioccolata, ad esempio, e però devo trovarmi qualcosa che sia scaricabile. Quindi per scaricarlo devo in realtà verificare se compare il... No, vedete che non è scaricabile, perché se fosse scaricabile ci sarebbe il link. Questa sarebbe stata caruccia, però. In realtà, vediamo un po'. Vabbè, comunque qui cercando dovrebbe esserci dei modelli che... Quelli scaricabili credo che siano free download. Casetta free. I nostri sono tutti scaricabili. I vostri sono tutti scaricabili. Vediamo un po' di prenderne qualcuno. Un animaletto, il gatto, qualcosa che abbiamo fatto. Sì, sì, datemi un nome così lo cerco. Gatto. 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 Gatto, però ditemi il nome di uno di voi così. Guarda, là ce n'era uno, l'ho visto, quello nero e bianco, che è quello di Eva. Questo qua, o questo? Questo qua, sì. Quello sotto è quello di Eva. Questo qua è di Eva? Mi pare okay. Di sì. Eva Klein, perfetto. Allora, questo qua, così vi insegno come si fa a scaricare da Sketchfab, perché non è proprio banale, nel senso che qui ci abbiamo... Però dov'è la scarica? Guarda, non ce l'ha scaricabile Eva. Vabbè, però andiamo su Eva e vediamo qualcun altro. No, ce ne sono di scaricabili. Sì, sì, sì. Il Puma hai fatto, ma è scaricabile? Sì, sì, sì. Allora, andiamo sul Puma. Eva, mettili tutti scaricabili. mi sarò dimenticata. Sì, perché il default non sono scaricabili. Allora, prendiamo questo Puma, che è carino, tra l'altro. Facciamo download. Vedete che il formato è DAE, che tra l'altro non va bene per da noi, ma vedrete che facciamo download, quindi lui me lo scarica, puma.zip, quindi lui salva .zip, quindi devo aprire questo signore, e sotto vedete che c'è un sacco di cose, insomma c'è source, puma.zip, quindi c'è un altro puma.zip, e dentro c'è finalmente il puma.dae. Qui il problema forse è che dentro il DAE, ecco, vedete qual è il problema di Collada? Che non è detto che dentro puma.dae ci siano tutte le texture. Anche. Però essendo grosso così forse sì, perché 731.000... Dovrebbero esserci. E abbiamo scoperto che Eva non ha fatto una cosa a low poly. No, quello non è low poly. Va bene. Andiamo sul CyberDuck, ad esempio, giusto perché ce l'ho aperto. Vabbè, diventano tutti a nome di L. Bartolotti, non se la prenderà. Prendiamo il puma.dai, non possiamo spostarlo sull'SFTP, perché bisogna prima convertirlo in formato FBX. Come lo converti? Allora, bisogna prima scaricarlo, quindi lo mettiamo su un punto intermedio del vostro disco, quindi per esempio sempre sotto Downloads qua. Quindi lo prendiamo da questa finestra e ce lo... Vabbè, io metto qua perché sono un po' disordinato, ma voi sicuramente sarete molto più ordinate di me. Oh. Io metto tutto... È per quello che uso questo signore qua che si chiama Everything, perché mi trova le cose ovunque nel mio disordine. Poi questo puma.dae, a questo punto io chiedo a lui dov'è. Vedete che sotto G Downloads faccio copy full name to clipboard, vado su Blender, salviamo il diavolo. Chiamiamolo 2. Qui facciamo new, quindi partiamo da 0. Io di solito faccio che togliere tutto, ma perché crea solo fastidio. Quindi faccio A e poi cancello la luce e la telecamera, no? Per evitare confusioni. Faccio file, importiamo il Collada, poi qua gli metto il nome che mi ero appena incollato. Lo devi convertire sempre attraverso Blender. Sì, sì, sì. Quindi prendiamo il puma.dae che abbiamo appena preso. Eccolo qua. Qui in realtà... Ctrl Z.
muovere, sta. No, aspetta, lo rimportiamo di nuovo. No, vabbè, importiamo. Import collana Puma. Okay. Qui ci accertiamo un attimo in rendere se effettivamente c'ha le texture giuste. Vedete che è tutto scuro, è scuro perché ha tolto la lampada, no? Ma in realtà ho scoperto che basta andare qui su Word, vedete che qui il quarto cosino qua, e abilitargli almeno l'ambient occlusion. Vabbè, qui in questo caso sembra che le texture non se le sia prese tanto. Se vuoi, lo importo io. Importalo tu, sì. Sì, lo prendo da Blender. Ah, se ce l'hai già texturizzato tutto in Blender, se vuoi ti metto come per vedere il tuo schermo, farlo vedere il tuo schermo a tutti gli altri. Anzi, tu puoi dire di... Sto prendo Blender. Vabbè, ok. Io ho un sacco di posti dove salvo le cose. Okay. Quindi lei adesso si scarica quello. Se troviamo invece qualche cosa che è già direttamente in formato FBX, sarebbe meglio. No, è nella chiavetta, devo andare a prendere la chiavetta. Vabbè, poi lo farete con calma. Adesso qui ho cercato FBX, vediamo un po' se qualcuno di questi... Vabbè, alcuni di questi sono pagamenti, in realtà. Comunque... ho importato il vaso. Il vaso, che è vicino qua dove siamo noi adesso. È vicino a... Eccolo qua. A Gianfranco. Vediamo sto vaso. Perfetto. Questo vaso qua, che è l'Opoli. Sì, non più di tanto, anche questo perché ha i manici creati con delle curve di Bézier. Vabbè, però mi aspetto che se io vado a vedere il... Se lo vediamo un attimo... Chi è? Ecco questo qui, Eva vaso 3.fbx, quindi in realtà posso vederlo dal sito, no? Quindi da edu3d.ovh/eva. No, ma quello non... Sì, sì, è questo qui, vaso 3.fbx, sono 485k, quindi sì, in effetti non è proprio low poly, perché sta occupando praticamente metà delle dimensioni del diavolo. Sono i manici che pesano molto. Ok, e quindi io direi che adesso per la settimana in corso, magari con l'aiuto anche dei blenderisti, se non ce la fate, allora provate magari allora chi di voi sa usare Blender magari può farlo proprio con un oggetto di Blender a piacimento, no? Chi non sa usare assolutamente Blender può provare a cercare degli oggetti FBX che ci sono, credo, in giro, nel senso che adesso avevo fatto vedere Sketchfab e lì dentro secondo me ci sono, ma non sono riuscito a trovarli adesso. Però ci sono anche altri, cioè, tipo c'è, come si chiamava? Google Poly, lo conoscete Poly? Ma ce ne sono tanti di siti. Se si cercano 3D model, se ne trovano parecchi. Stavo cercando 3D model. Ah, vedi, questo qui l'ho fatto io, casetta Pong OpenSim, che l'ho fatta per OpenSim. A vedere se su Poly scoprì che non è neanche questa download. Vediamo un po' in che formato è. Download. Se io faccio il download di questo, vedete che quando faccio il download a Poly mi propone OBJ o FBX file. Quindi se io gli dico FBX file, lui mi scarica direttamente la versione FBX. Ma questo per tutti i download che abbiamo fatto, quindi anche le cose nostre sono così? Non devi farlo, non lo devi settare. Non lo so, se avete fatto qualcosa in Poly, avete fatto qualcosa in Poly voi? Sì, no, in Poly no. In Poly no. No, in Sketchfab no, in Sketchfab mette proprio la versione che avete scaricato voi. Invece Poly, che è la versione di Google che fa la stessa cosa, no? Lui scarica tutte le versioni possibili e quindi abbiamo gli cambio nome, questo qui casetta. Questa qui l'avevo costruita io con l'ADA si possono salvare in FBX.
Sì, che era quello che vi stavo facendo vedere. Anzi, facciamolo che finire di vederlo qui così, forse è meglio. Questa cosa qua, anche se non c'è la texture, pazienza, nel senso che possiamo mettergli una texture virtuale adesso, giusto per avere diciamo un colore un po' diverso dal... Facciamo verde. Tutto verde, ecco, ricordate che quando si fanno, si mettono i colori, ma a parte che col colore dovrebbe funzionare anche così, però in linea di principio è meglio andare in edit mode, quindi tutto, selezionare tutto e fare un unwrap dell'oggetto. Okay, perché... Salazar, senti? Sì? Ricordo di dire il formato che serve per importare le texture. Dunque, le texture, sì, le texture in iFidelity sono è meglio usare il formato PNG e possibilmente usare delle, dei formati, come dice adesso Gianfranco, che siano multipli di 512, no? In potenza di 2. Quindi o 512x512 o 1024x1024. Possono anche essere non perfettamente quadrate. L'importante è non superare i 1000. Sì, perché il concetto è anche quello che voi magari avete un oggetto low poly, però se gli mettete un texture che è grossa 4096x2048, insomma, che può capitare, rischiate che la texture da sola pesi di più di tutto il modello. Comunque, prendiamo questa cosa qua, anche se la texturizzazione è fatta un po' così, e proviamo a esportarla velocemente in formato FBX. Un puma di Martorana l'hai fatto diventare. Sì. Quindi copy, clic, e lo mettiamo direttamente su questo qui, puma.fbx. Vedete che qui già me lo metto in un posto leggermente diverso, vabbè, ma tanto lo trovo. Export FBX. Andiamo di nuovo a cercarlo. Puma.fbx. Vediamo quanto grosso è. 266 kg, quindi non è proprio low poly. Ancora, come abbiamo visto, copy full name. Lo mettiamo dentro CyberDuck. Ok, Puma FBX, andiamo di nuovo a prenderlo dall'index. Puma, tasto destro, copia, e la provo a rezzare anche questo qua vicino. Create model Puma. Ecco qua, vi stavo spiegando, se fate exact all polygon, l'oggetto diventa a tutti gli effetti fisico, nel senso che ci andate a sbattere contro, no? Se invece gli mettete no collision, diventa sostanzialmente phantom, nel senso che ci potete passare attraverso. Le altre cose sono delle modalità intermedie, no? Tipo basic o good. Good fa sostanzialmente, cerca di fare comunque una scatola di collisione attorno al vostro oggetto, ma non è esatto. Quindi se fate delle cose molto realistiche e su cui volete che la gente sbatta nel modo giusto, insomma, dovete mettere l'esatto. Poi qui mettiamo Sal Puma, no? Esempio FBX. Però vedete che mi... Ah, forse perché me lo spostate. Sal Puma. Io lo vedo. Eh? Io lo vedo. Sì, sì, no, ma non riuscivo a cambiare il nome. Allora, vi faccio vedere la cosa. Cioè, se io mi avvicino al Puma, vedete che ci sbatto contro. Io già l'ho fatta la prova. Ok, e sbattere contro vuol dire che lui c'ha il suo volume. Sì, sì, quindi è vero, tra virgolette, no? Sì, anche il vauto è solido. Esatto. Ora, tra parentesi, se lo faccio più grande, quindi proviamo a farlo più grande, così vedrete che potete passarci fra le gambe. Quindi faremo
lo seleziono, poi faccio così. L'ho perso. Vabbè. Forse l'hai rimpicciolito troppo. Probabile. Infatti non c'è più. Sì, ma non lo va, forse questo è quello che succedeva anche a me. Infatti a me non piace questa roba perché si perde. Andiamo a vedere cosa è successo. Dimensioni, zero, un centimetro è diventato. Va bene, mettiamolo. Mettiamolo un metro. No, ma non era un metro all'inizio. Adesso è un filino deformato. Vabbè, sì. Dai. No, facciamo così, lo cancelliamo. Facciamo così che lo cancello e lo ricreo, ok? Devi settare le dimensioni. Lo riportava all'originale. Ah, c'era il reset delle dimensioni, ok. Noi rifacciamo model URL. Vabbè, visto che lo rifaccio, adesso facciamo un attimo no collision, così vediamo cosa succede con no collision, ok? Ok, allora in teoria se lo faccio così vedete che ci passo attraverso. Quindi che oltretutto sarebbe anche interessante da dire se per caso non vi serve che l'oggetto sia fisico in questo modo, per esempio se avete delle statue che stanno in cielo, in cima a un palazzo dove non ci si aspetta che qualcuno ci voli sopra o ci cammini, è meglio in realtà metterlo senza collisioni, perché più oggetti con collisioni mettete, più lavoro fate fare al server e anche ai client, no? Quindi in realtà può essere anche opportuno fare degli oggetti, dei Puma, tipo in questo caso qua, che siano così. Se no, adesso vediamo un po' se riusciamo a rifarlo invece grossino, invece con le cose, quindi facciamo sempre un modello, gli mettiamo sempre lui, gli mettiamo exact, quindi eccolo un altro rezzato questo. Adesso le dimensioni le facciamo invece, sono diventato fungo, e visto che non ci riesco faccio questo, con scale, e gli metto rescale 200, reset dimension, ok. E adesso lo faccio un pochino grossino. No, forse questo è troppo. Allora, reset dimension, lo metto così. Facciamo reset così. Ok, allora questo Puma, lo metto magari un pochino più di lato. E lo alzo un pochino. Ok. Allora, vedete che fatto così, in teoria dovreste poter passargli sotto. Forse anche addirittura, no, di qua non si passa, dovrebbe essere ancora più grande, però tra le due zampe davanti forse ci si riesce a passare, sì? Perfetto. Quindi vedete che questo qui è il cosiddetto exact, la collisione esatta. Se invece l'altro sistema ancora che vediamo adesso, quindi prendiamo un altro Puma e lo mettiamo invece con una collisione di base, così avete un'idea di qual è la differenza. Quindi il modello, CTRL V, Puma, e gli mettiamo basic. Facendo basic, add, e poi andiamo sotto e gli metto la scalatura. Così lo alziamo un po'. Allora adesso in realtà non ho ancora fatto delle prove, però mi aspetterei che avendogli messo, vedete, non mi fa passare attraverso, cioè fa le collisioni ma è come se fosse un cubo. Questo è diciamo una specie di via di mezzo fra l'essere fantasma e avere la collisione, nel senso che avere la collisione come se fosse un cubo, o quasi, insomma. E ci sto passando, guarda. Aspetta. Tra le gambe ci vuoi passare, però. No. Che guarda. Fare? No, io non ci riesco. Ah, ma lì probabilmente perché ha fatto, cioè, in realtà qualche bug. No, è che lui fa una specie di cubo indicativo, no? Per cui lui fa collisione, ma in maniera imperfetta, no?
come se fosse aperto qua. Cioè, praticamente ci ha messo una specie di scatola di collisione che però, come vedete, non vi fa entrare dentro. E anche volando, okay, posso probabilmente camminarci sopra, però come se fosse una scatola, secondo me. Vedete, ci cammino sopra, però vedete che cammino anche un pochino, beh, insomma, l'ha fatto anche benino. Comunque, il concetto è che usando il metodo di collisione non perfetto, lui si risparmia, cioè nel senso che il server praticamente lo fa molto più semplicemente, e poi su per giù assomiglia all'oggetto con tutte le collisioni giuste, come se fosse quello perfetto, ma questa è una specie di low poly, no, della collisione. Ma tra parentesi, qua si vede anche un difetto. Eva, l'hai visto il difetto che c'è? C'è un difetto, c'è qualche normale che non fa. Anche tu con le normali. Così ingrandito si vede. Questo qua, vedi? Qui c'è qualcosa che non quadra. Comunque poca roba, c'è niente. Allora, adesso poi in Facebook metteremo, a parte questo video qua, che adesso lo riporteremo, comunque dovremo mettere anche i video relativi, insomma, e se anche Gianfranco vuole mettere delle schedine con anche le osservazioni che aveva messo sulle texture da usarsi. Io, come al solito, sono sempre molto... molto, diciamo, semplicistico, ma giusto per farvi entrare, no, nella situazione. Comunque lui ha ragione. Allora, nonostante tutto, cercate di aver cura nella scelta delle texture, di scegliere quei formati che dicevamo prima. I formati sono sostanzialmente PNG. Se avete delle texture che non sono in formato PNG, per convertirle in formato PNG sapete come si fa, cioè ci sono un sacco di programmi che lo fanno, ma c'è anche GIMP o altri più grandi. Anche Paint lo fa. Sì, sì, insomma, c'è praticamente tutto quello che c'è. Fate anche resize delle immagini per riuscire ad averle in formalismo 256x256 oppure 256x128, insomma, tutte queste cose qua. Ricordate che, ad esempio, in questo caso, se texturizzate con un'immagine, un puma di questo tipo, e l'immagine è un'immagine tutta verde, paradossalmente potrebbe, è uno spreco, qualunque immagine sarebbe eccessiva. Se proprio dovete mettere un'immagine per rappresentare la texture di questo puma, a questo punto mettete una roba piccolissima, tipo 16x16, no? In modo tale da ridurre il peso al solito dell'animale. Va bene, allora, quindi per la prossima settimana quello che vi si verrà chiesto è di importare degli opportuni animali o oggetti nella vostra piattaforma, in modo tale da creare una ambientazione. Quindi non vi chiedo di importare animali sparsi qualunque, ma magari di creare una piccola scenetta. Quindi createvi un concetto, diciamo una piccola scena in cui eventualmente cercate tipo un vaso piuttosto che un cavallo, un cavaliere, eccetera, e cercate di costruire, l'obiettivo sarà quello di costruire una piccola scena con cose che si trovano gratuitamente su internet. Quindi dovrete un po' sforzarvi di cercare su internet, e se non riuscite a trovare su internet chiedete su Facebook, e in qualche modo vi daremo degli indirizzi di posti dove ci saranno questi oggetti. Se gli oggetti saranno in formato OBJ o FBX vanno bene. In realtà non l'abbiamo visto stasera, ma si possono importare anche gli OBJ. L'unico problema è quando importate gli OBJ che dovete importare anche il punto .mtl. Quindi se scaricate un punto .obj, di solito a fianco dell'obj c'è anche un punto .mtl. Sì, con le texture. Sì, dentro il punto .mtl ci sono i cosiddetti materiali e quindi anche le texture. Quindi se vi dimenticate, quando importate gli obj, di mettere anche a fianco il punto .mtl, rischiate che il punto .obj non abbia le texture. Ah, sì, sì.
Ecco, quando poi importate l'OBJ, basta che specifichiate l'OBJ e lui poi si va a cercare automaticamente l'MTL a fianco. Tanto per intenderci, io avevo già fatto qualche cosa OBJ, mi sembra. Vediamo un po' se lo troviamo. Non mi ricordo dove l'ho messo. Comunque, da qualche parte... Ah, vedete, questa qui è la cattedrale, cattedrale MTL, cattedrale OBJ, vedete che questo qui, questa cattedrale è punto OBJ, quindi se io faccio un esempio adesso qui con voi, nel senso che copio il punto OBJ, e questo tra l'altro l'avevo preso, mi sembra, su Poly, che era in un posto dove era disponibile soltanto in formato così, quindi se io vado qua e provo, adesso mi metto magari un pochino più lontano, perché mi sembra che sia grossina. Ecco, una cosa, quando rezzate, vi rezza sempre di fronte al vostro avatar, eh? Quindi questo è il... Quindi facciamo create, andiamo su model, mettiamo questo che era la cattedrale, gli mettiamo exact, add. Ecco, vedete che... Non so se la vedete che abbiamo questa cattedrale qua. Ok, quindi la appoggiamo per terra e abbiamo rizzato la cattedrale. Ora vi pregherei, tra l'altro, se possibile, di rizzare degli oggetti non pesantissimi, non enormi. Queste piattaforme sono larghe circa 50 metri, quindi in teoria in 50 metri, come vedete, potete metterci un sacco di cose. E quindi io direi a questo punto vi saluterei e ci vediamo o ci sentiamo comunque la prossima volta. Ma come, io vorrei capire, un pomeriggio che vado in crash e adesso sono rimasta invece in linea tutta la lezione, ma perché? Lì, tra parentesi, adesso in teoria dovrebbe esserci più carico. Invece no. Forse dipende da altri fattori. Vorrei capire che cosa, perché oggi non potevo lavorare, ora sono rimasta tutto il tempo tranquilla. Beh, ma tu adesso non hai editato, non hai toccato queste cose. Probabilmente se tu fai da turista... solleciti di meno il tuo computer, perché chi va in crash è il tuo computer, non è la... Infatti sarà questo. E poi secondo me ho il sospetto che lavorando con i voxel, i cubi e le sfere, la settimana scorsa si chiamano, in High Fidelity le chiamavano voxel una volta, no? Ho il sospetto che questi voxel siano per qualche motivo siano anche un pochino più pesanti, non saprei dirvi perché, rispetto all'uso delle mesh pure. Negli ultimi anni si sono concentrati sulle mesh, quindi non c'è più nessuno che costruisce i voxel. E magari ci sono dei bachi che non hanno corretto. Ecco, questa è un'ipotesi che ho io, ma è possibile che sia realistica. Va bene? Va bene. Buonanotte. Allora, buonanotte a tutti e ci sentiamo venerdì, se vi va bene ancora, continuiamo e facciamo la terza lezione e poi probabilmente una quarta e poi tutti al mare, veramente. Ciao. Dobbiamo togliere... Buonanotte.